Domenica amara per il Brescia Calcio femminile. Il 2020 delle Leonesse si chiude infatti con una sconfitta interna ad opera del Pomigliano. L'11 di Simone Bragantini, reduce dal successo in trasferta ai danni del Pontedera, gioca una gara di carattere soprattutto nella ripresa, ma il cuore delle bianco-blu non basta evitare il KO giunto per mano di Tyler Dodds. L'eurogol della giocatrice inglese siglato al 24esimo decide infatti la sfida del Gino Corioni. Rammarico e desiderio di rivalsa per il Brescia, che questa domenica ha potuto contare, seppur dall'esterno del campo, sull'apporto dei suoi tifosi. Non è mancato solo il gol, potevamo giocare un po' più pulite, nel senso che nei primi 20 minuti, un po' per tutto il primo tempo, ci siamo portati avanti un tipo di gioco che sviluppavamo, non sviluppavamo gioco praticamente, cioè non eravamo pulite nel fraseggio, cercavamo una giocata difficile. Quando invece a volte basta far girare bene la palla, giocare sulla figura della compagna, cosa che abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo. Nel secondo tempo ci sono state due o tre occasioni che abbiamo creato, le occasioni sono arrivate non per caso, ecco. Il cuore sì, ma ragazze, devo essere sincero, quando è che non mettono il cuore? Cioè, hanno giocato tutte partite, finora 11 partite con la giusta determinazione, forse ce n'era una che l'abbiamo sbagliata, ma anche oggi nel complesso. Poi sai, sarebbe bello che girasse tutto al 100% e allora poi arrivano altri risultati. Credo che tutta la squadra volesse ovviamente portarla a casa, quello che ci è mancato è stato appunto il gol. Dobbiamo, adesso si è concluso l'anno, il 2020, possiamo considerarci soddisfatte, ma c'è sempre da migliorare e sappiamo che possiamo dare di più nel 2021. Innanzitutto voglio sottolineare che se il Brescia è una grande squadra è soprattutto per le persone che ci sono dietro e in primo luogo sono i tifosi. Averli accanto è importante e sicuramente è come se fosse una 12ª giocatrice in campo, ecco. Quindi ringrazio di cuore tutte le persone, i tifosi che ci sono stati, quelli che magari ci guardano da casa, tutte le persone che ci sostengono, perché per noi è davvero importante. Ora per le bianco-blu un paio di settimane di sosta in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo 6 gennaio, con il recupero da giocarsi nella capitale contro la Roma.